Ciao, qui sempre Roberto Marchesini di Assistenza WordPress e nel video di oggi ti faccio vedere come puoi implementare Google Analytics all'interno del tuo sito WordPress. Ti farò vedere la procedura passo passo, così insomma non ti potrai sbagliare, anche perché non andremo ad utilizzare nessun plugin gratuito, ok? Naturalmente, se hai un sito WordPress e questi video ti piacciono, ti invito ad iscriverti al nostro canale di YouTube e di cliccare sulla campanella per non perdere i prossimi video che usciranno in futuro. Detto questo, passiamo subito sul mio computer che vediamo come puoi integrare Google Analytics sul tuo sito web. Ora, attualmente, come vedi, mi trovo su questo mio sito di prova, ok? Che è staging.assistenzawponline.it. Quindi ora andrò a collegare questo sito web su Google Analytics. Come prima cosa vado ad aprire una nuova finestra in modalità incognito, perché come vedi su questo browser sono già collegato col mio account principale di Google. Quindi vado ad aprire una nuova finestra in modalità incognito, vado su google.it e qui vado a scrivere semplicemente Google Analytics e vado a cliccare su questo primo link. Ora, come vedi, devo effettuare il login nel mio account di Google, quindi vado ad inserire le mie credenziali e una volta che ti sarai collegato sul tuo account di Google, devi andare a cliccare sul pulsante Registrati per effettuare la registrazione a Google Analytics. Quindi clicchiamo su Registrati e qui, come vedi, dobbiamo andare a compilare questi campi qui, ok? Quindi andiamo a dare un nome al nostro account, io scrivo semplicemente assistenza WP prova, ok? E qui vado ad inserire il nome del mio sito web. Poi qui su URL del sito web devi andare ad incollare proprio l'indirizzo del tuo sito web compreso del protocollo HTTP o HTTPS, ok? Quindi ora qui torno sul mio sito di prova, vado ad incollarmi il link del mio sito web, torno nuovamente su Google Analytics e mi vado ad incollare il link qui, ok? Naturalmente vado ad eliminare la voce HTTPS e la vado a selezionare da questo menu a tendina. Poi vado a selezionare la mia categoria di settore e vado a selezionare il fuso orario italiano. Ok, una volta fatto questo, scorriamo la pagina fino in fondo e andiamo a cliccare sul pulsante Ricevi di monitoraggio. Perfetto, e ora praticamente ti ritroverai all'interno di questa pagina. Mi raccomando di non chiuderla perché è molto importante. Ora, per andare ad integrare Google Analytics sul tuo sito web, devi semplicemente andare a copiarti tutto questo codice. Quindi semplicemente vai a copiarti tutto questo codice e lo devi andare ad inserire all'interno del tuo sito web. Ora, il metodo migliore secondo me per fare questo è quello di andare ad inserire il codice direttamente all'interno del footer del tuo sito web. E quindi praticamente questo codice sarà presente su tutte le pagine del tuo sito web. Allora, per fare questo, semplicemente vai su Aspetto, Editor del tema. Ora, qui sulla destra, da questo menu tendina, devi andare a selezionare praticamente il tema che stai attualmente utilizzando sul tuo sito web. Se non sai quale tema stai utilizzando sul tuo sito, semplicemente vai qui su Aspetto temi e come vedi praticamente all'interno di questo sito stai utilizzando il tema Avada. Quindi praticamente qui andrò a selezionare il tema Avada e da questa colonna di destra devi andare a trovare il file che si chiama footer.php. Ok, come vedi il file è questo qui. Andiamo a cliccare su footer.php. Non devi fare altro che scorrere la pagina fino in fondo e andarti a posizionare praticamente sopra al tag body. Quindi vai a posizionare il mouse prima del tag body e semplicemente premendo invia da tastiera vai a creare una nuova riga. A questo punto semplicemente vai ad incollarti il codice di Google Analytics, che come detto è questo codice qui, ok? Ora, una volta fatto questo, devi semplicemente andare a cliccare sul pulsante Aggiorna file. Ed ecco qui che come vedi il file è stato modificato con successo. Ora torniamo qui su Google Analytics e andiamo a cliccare su questa icona a forma di casa, ok? Che praticamente sarebbe l'home page di Google Analytics. Ora, come vedi, qui ci sono diverse statistiche, ok? Ma quella che interessa a noi al momento, per vedere insomma se abbiamo integrato correttamente il codice all'interno del nostro sito web, è questa funzione qui, utenti attivi in questo momento. Ora, praticamente, se andrò a visualizzare il mio sito di prova sul mio browser, qui su questo widget dovremo visualizzare il numero 1, perché proprio in questo momento stiamo visitando il nostro sito web. Quindi non faccio altro che andare sul mio sito e vado a visitare il mio sito web in una nuova scheda. Perfetto, ora come vedi la pagina si è caricata e se torno qui su Google Analytics, come vedi ecco qui che come utenti attivi abbiamo il numero 1, perché appunto stiamo visitando l'home page del nostro sito web. Ora, giusto per farti vedere insomma che questi dati vengono aggiornati in tempo reale,
vado a mettere questa finestra qui sulla destra del mio desktop e qui sulla sinistra tengo la home page del mio sito. Quindi ora praticamente, come vedi, c'è un utente attivo e siamo praticamente sulla home page del nostro sito. Ora se vado a cliccare ad esempio su prezzi, ora come vedi siamo sulla pagina piani, ok, del sito web, e qui sulla destra vedrai che tra qualche istante insomma verrà aggiornato anche questo widget. Ecco qui, come vedi, ora siamo praticamente all'interno della pagina piani. Ti faccio vedere ancora, se vado a cliccare ad esempio su blog, ed ecco qua, e come vedi ora praticamente siamo all'interno della pagina blog. Questo naturalmente sta a significare che siamo andati ad integrare correttamente Google Analytics sul nostro sito WordPress. Ora se vado nuovamente ad ingrandire questa finestra, se vuoi vedere tutte le statistiche in tempo reale del tuo sito web, ti basta semplicemente andare qui su rapporti e vai a cliccare su in tempo reale e poi vai a cliccare su panoramica, e qui come vedi naturalmente Google ci dà insomma una panoramica di tutti gli utenti che sono attivi in questo momento sul nostro sito. Per vedere le statistiche degli utenti precedenti insomma ad oggi, devi semplicemente andare a cliccare qui su pubblico e sempre su panoramica. Ora naturalmente all'interno di questo grafico non vediamo insomma nessuna statistica, perché siamo appena andati ad installare insomma Google Analytics sul nostro sito. Tra qualche giorno vedrai che all'interno di questa scheda potrai visualizzare insomma le statistiche giorno per giorno degli utenti che avranno visitato il tuo sito web. Ok, come visto insomma, grazie a questa video lezione andare ad implementare Google Analytics è stato davvero molto semplice. Ora se queste video lezioni su WordPress ti sono di aiuto, mi raccomando di iscriverti al nostro canale di YouTube e di cliccare sulla campanella per non perderti i prossimi video che usciranno in futuro. Detto questo, non mi resta che salutarti e ti auguro il meglio con il tuo sito web.